Ciao a tutti da Svidrin 74, siamo sempre su The Bridge. Il... ecco, ma che cavolo sto facendo? Dai, rientra in casa. Ecco, guardate, cammino sui tetti come un deficiente. Allora, dai, vai dentro. Mi fa entrare qua. Bella figura che ho fatto. Ma niente. Dai, vai dentro. Pensate dove entri. Non posso passare di qua? No, Posso passare attraverso. Vabbè, dai. Infilati lì. Boing! Allora, andiamo a fare il terzo livello. Si guarda lo specchio, è strano. Vediamo un po'. Aiuto, ho già paura. Questo è molto Asher. Guarda quella scala là. No, ce n'è una e basta di scala. La porta è là. E fin lì abbiamo capito. Abbiamo capito dov'è la porta. La porta non è neanche chiusa, giusto? Non ci sono chiavi in questo. Quindi forse devo solo capire. Ok. Va bene, ok, l'abbiamo fatto, diciamo che l'abbiamo fatto quel livello. Qua c'è un orologio, la porta lì è indicata. Ma sì, ma era una specie di tutorial per farti capire come... Ah, si muove l'orologio qua, per farti capire l'inversione, cosa consiste. E manco cane. Ragazzi, qua la vedo grigia. Oh oh. Allora io direi così, facciamo subito un'inversione. E tra l'altro io sono bianco invece di nero. Che fatta sta cosa. C'è anche il livello primo, però voglio andare a prendere la chiave.
rovine. Vediamo un po'. Le rovine. Guarda, ma Cherry, cos'è un archeologo quello lì che studia? Ha gli occhi un po' c'è il terremoto! C'è il terremoto! Di inversione, la porta dunque non ha bisogno di chiave, quindi devo solo capire come arrivare là. Ok, facciamo una passeggiatina qua. Di lì e sono già alla porta. Oh, ma è semplicissimo questo. Questo era se era gnocco. No, non può essere bianco e aprire una porta grigia. Cos'è sto razzismo? Va bene, dai. E in effetti era troppo gnocco così. Così li mi tengono. Li tengono qui, pezzettini lì. No. No, allora, torniamo indietro nel tempo perché secondo me... usciamo di qua, facciamo così allora. Però se sono bianco non posso aprire la porta grigia, quindi non ci pensiamo dopo quella cosa lì. Che dite, ci pensiamo dopo? Basta fare un'inversione qua. Così esco nero, però non va bene. Lì si gira, camminando ci gira, fa
Allora, andiamo verso la porta come avevamo fatto prima, però dopo facciamo così. Facciamo il giro di là, rientriamo. Ora sono uscito nero e rientro dalla porta, ok. Va bene. Scusate, io mi perdo in un bicchiere d'acqua. Non so perché vado a fare questi giochi genialoidi, cioè che io mi perdo veramente in pochissimo. Il ferro vecchio. Quella chiave lì. Ok, adesso nella chiave è semplicemente. Oh! Oh! Chiave! Scappa la chiave, riesco a prenderla. Sto inseguendo la chiave. Voglio la chiave. Non scappare, chiave. Non mi scappare. Che casino. Allora. No, facciamo una cosa. Invece di andare verso la chiave, facciamo l'inversione, allora, così, ecco, e andiamo adesso, c'è una chiave bianca, sì, no, no, così, no, è uscita fuori la chiave, facciamo così, e la chiave va direttamente a aprire la porta, giusto? Solo che la porta adesso è nera, non ci posso entrare, vedi? Allora devo fare un semplice invertimento e devo andare a prendere, devo girare finché vuoto. Pian pianino arriviamo alla porta. Gira, 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 gira. Ok, perfetto. Ok, siamo arrivati al corridoio. Allora è finito questo livello? Ah, no. Che è questo? Allora, aspetta, facciamo così. Allora.
queste qua. Aiuto. Abbiamo preso la chiave. Allora, la porta è bianca. Quindi io devo essere bianco. Ok. Il giardino. Catenacci ci sono. Quattro. No! No, avete visto quante inversioni ci sono? Ragazzi, nel video che è tutto. Sì che mi fermo qua. No dai, proviamo. Proviamo, dai. Non la prende. Quella lì. Adesso vediamo cosa si prende la chiave nera. Vedo grigia, anche perché è tutto grigio qua praticamente. Mm.
quelli. C'è quella chiave bianca là da prendere. Va bene ragazzi, mi ero spaventato troppo presto, dai. Ok, ci siamo. Capitolo terzo completato. Allora. Non ci sono scritte? Ah, se la sua vita svanisce con essa il colore di codesto mondo, spesso, solingo, mi ritiro qua, passando ere lontano dalla realtà. Incapace di sopportare il futuro, nella mia solitudine i miei sentimenti ingenerano le più fervide creazioni. Sì. Era un po' che non sentivo la parola solingo. Solingo. Sono qui tutto solingo, che commento questo videogioco. Ciao ciao da Svideogame 74. Continuate a seguirmi. Ovvio, c'è ben di più che la mia stessa mente mi cela e quando avrò scoperto di che si tratta, me ne crogiolerò. Molto interessante.